Buon di fioio, buon di tosio, buonasera fioio, buonasera tose, dipende da che ora guarda il video. Come demo, spero bene. Ciao a tutti, io sono Stene da Treviso, con furore e con... Bentornati su Stene Channel e benvenuti su Stene Live in versione estate, anche se sono palesemente on demand. Scatta anche oggi l'It's Fantastic, grazie di cuore a tutti e a tutte, nessuno escluso. 10.756 iscritti, una... signorona cifra, una signorona cifra. Sapete che cos'è il gran ciporro? Pensateci bene. Vabbè, ve lo dico io, è un termine che ho scoperto oggi, gran ciporro, sarebbe un gran pasticcio, un grande errore. E ribadisco il concetto del video che ho registrato ieri, è un errore madornale tenere gli stadi chiusi. È un gran ciporro. No, non rifaccio il video perché ho detto chiudi e chiusi. Vabbè, è un grande gran ciporro. Ah. Io, per carità, ribadisco il concetto. Nel momento in cui uno indossa la mascherina o comunque mantiene la distanza di sicurezza, sta rispettando il protocollo. Quindi diamo la possibilità ai tifosi di accedere agli impianti. Perché un calcio così è ridicolo, è triste e non ha senso. Io stavo riflettendo giusto ieri sera, che ho visto un po' di highlight delle varie gare, e mi domandavo, ma se già sono i protagonisti a non rispettare le regole, allora a questo punto qua date la possibilità ai supporter di poter accedere agli impianti sportivi. Perché dopo un gol se ne vedono di cotte e di crude. Che poi... stavo anche così riflettendo su un episodio che di per sé è simpatico. Nel momento in cui Rebic segna, addirittura va a abbracciare il raccattapalle del Lecce perché è triste, perché ha preso il terzo gol. Che poi sto raccattapalle, se non ricordo male, non sta indossando la mascherina. Ma vabbè, uno mi dice poco importa perché tanto Rebic se può giocare significa che è negativo al tampone. Sì, per carità del Signore, il tecnicismo è azzeccato, ma non ci deve essere il contatto fisico nel protocollo. Cioè se uno fa un tiro del genere per strada viene multato. Ricordiamoci che una madre che non vedeva il figlio da mesi è stata multata perché ha baciato il proprio pargolo, mamma mia, che italiano ricercato stasera. Quindi, se vogliamo mettere i puntini sulle i, penso che è evidente, è sotto gli occhi di tutti ciò che succede in campo. Quindi nel momento in cui si pongono delle regole all'interno dell'impiantistica sportiva dove si gioca la manifestazione, penso che non ci siano questi gran problemi e evitiamo di vedere poi ulteriori pagliacciate riferite a mega schermi con tifosi virtuali, casse a bordo campo con il tifo a tutto volume, anche quello virtuale. Quindi cerchiamo veramente di alleggerire un pochino il tutto, anche perché... dà fastidio, è imbarazzante uno spettacolo del genere. Non so voi come la pensiate. In Polonia, nel profondo est, ok, hanno comunque cercato di metterci una pezzetta, come si suol dire, perché hanno ridotto dell'80% le capienze degli stadi, però c'è un 20% che di impianto che è agibile, o il 20 o il 25%, adesso non mi ricordo se l'hanno ridotto del 75 o dell'80% in base alla capienza totale, però vabbè, poco importa, almeno c'è un'apertura, almeno c'è un contentino del becco, come diciamo noi qua in Veneto. Invece no, qua in Italia proprio duri pali. E poi, ma non solo in Italia, in tutto il mondo non vedo un calciatore che
dopo il gol non c'è il contatto. Sì, le prime partite hanno fatto un po' queste sceneggiate in Germania, ho visto, poi tutti là, vai, gol, Muccio, evviva! E lì non è non rispettare il protocollo. E allora basta, basta con questa ipocrisia legalizzata. Riaprite gli impianti una volta per tutte, ponete un limite che secondo me 25% o il 20% di possibilità di far entrare la gente rispetto alla capienza totale è poco. Anche secondo me ridurre del 50% una capienza di un impianto e dare la possibilità ai relativi supporter di poter entrare, e ovviamente casalinghi, ma anche ospiti, perché è giusto, ok? Credo che sia una cosa saggia. Prendevo così in esame ieri sera con un mio amico al telefono un dato che è altisonante. La Triestina ha 5.000 abbonati. Cioè, beati loro, però insomma, immaginarci uno stadio come il Rocco con 10.000 persone dentro, ok? Su un impianto che ne tiene più del doppio. Non penso che sia un qualcosa di fantasmagorico, un qualcosa di irrealizzabile. Potrebbe essere un qualcosa di saggio, anche perché se ragioniamo poi anche in termini economici di incassi del bar, biglietteria, eccetera. Cioè, insomma, tra abbonati e spettatori paganti, insomma, la società si stira su una costola. O comunque offre un servizio che secondo me a questo punto è lecito. Nel momento in cui i protagonisti non lo rispettano questo, tra virgolette, divieto, non vedo il motivo perché sia sempre il tifoso a pagare alla fine. E in questa maniera, secondo me, poi si riesce anche a dare una mano alle società che comunque si trovano o si troveranno in difficoltà, soprattutto la prossima stagione, quando, ad esempio, ribadisco, uso come specchietto. I tifosi giuliani si presenteranno presso la sede societaria e dire: oh, io sono abbonato, non ho visto un cacchio. Come la mettiamo? Voucher, biglietti gratis, rimborso? Siamo sempre lì, quindi forse è meglio cominciare veramente a inserire la chiave nella toppa, girare e aprire i cancelli, perché secondo me è ora, è anche passata. A proposito di Serie C, per chi non lo sapesse, il playoff, anche un playoff interessante, Padova-San Benedettese, che era in programma il 1° luglio, si giocherà invece in anticipo martedì 30 allo Stadio Euganeo. Non si sa ancora l'orario, i rumors dicono che la sfida si disputerà alle 20:30 o alle 21. E ultimissima ora, la Coppa Italia di Serie C si giocherà sabato 27 allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. Direttore di gara sarà Daniele Paterna della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Marco Trinchieri di Milano ed Emanuele Yoshikawa Daisuke di Roma. Bene Fioi, direi che per oggi il video si può concludere tranquillamente qui. Saluto tutti i miei partner. Chiedilo a Giada sul motore di ricerca di Facebook e trovate la pagina Facebook di Giada la nutrizionista del web, la numero uno in assoluto. Miriam Piazza, idea sposa, via Roma 71 a Legnaro, Padova, abiti di sposa, abiti da sposa, di classe per spose di classe. Un grande abbraccio al mio amicone Damianone Longhi, nazionale e internazionale, a tutti i fiori del gruppo Serie Ciao! Girone B e agli amici di Passione Bianco Scudata. Mi congedo qui e come sempre, ve voglio bene. Steme bene, se vedemo al prossimo video, alla prossima live o alla prossima puntata di Stand Live in versione estate. E mi raccomando, sostenete il Made in Italy. Ciao a tutti! New Andreas Italian Football Professional Shoes. Vasto sortimento di scarpe da calcio, calcetto e free time,
produzione propria artigianale made in Italy. New Andreas Shoes lo trovi in via De Gasperi 85 a Due Ville, Vicenza, a soli 800 metri dal casello autostradale di Due Ville.